Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 12 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Coccolati dalla luna. Tranquillo questo domenica per voi, coccolati dalla bianca signora in sestile al vostro segno già abitato da Plutone, buon amico di Urano, Mercurio, Saturno, dunque il giusto mix di logica e intuito. Quello che aiuta a vedere le cose nella giusta direzione e dimensione. Di regola non siete persone socievoli, selezionate con cura i rapporti e quando attorno c'è troppa gente non vi divertite più, anzi vi sentite in imbarazzo. Oggi perciò la gita fuori porta ve la godete solo con il partner e i figli, invitando tutt'al più un paio di loro amici, perché i ragazzi si sa hanno bisogno di condividere, non solo sempre e soltanto con mamma e papà. Terreno più scivoloso invece se si viaggia tra coppie con relativa prole al seguito, scattano così le solite dinamiche di confronto tra situazioni diverse e che in realtà non avrebbero nulla in comune, ma danno comunque adito a critiche, confronti e qualche chiacchiera di troppo. Sappiate scegliere, il premio sarà la vostra giornata perfetta. Fedeltà in amore, buona intesa e dialogo nella coppia. Uomo attraente, buono, fedele, generoso e sincero, che ispira simpatia e fiducia. Potrebbe essere l'innamorato, il marito, il partner, il fidanzato, l'amante perfetto. Obiettivi concreti raggiunti o raggiungibili, progetti interessanti che si realizzano. Stabilità grazie a un uomo che incontrerete e che vi darà sicurezza e aiuto. Aiuto da genitori e parenti, da superiori e da colleghi esperti e fidati. Se vi capiterà di pensare oggi a qualcuno che vi era caro ma che è uscito dalla vostra vita, cercate di non lasciarvi prendere dalla malinconia, la luna è in agguato e potrebbe intristirvi oltremodo. Cielo oggi piuttosto tempestoso che porta con sé tensioni e nervosismo. Dovresti cercare di tenere a bada l'orgoglio se vorrai portare a termine quello che ti sei prefisso. Nella vostra vita sta per tornare il passato, qualcuno si riaffaccia e cercherà di contattarvi creandovi qualche problema e momenti di irrequietezza. Giove poi vi accompagnerà verso una serata diversa. Oggi una vostra vecchia conoscenza potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita, cercate di essere gentili e ascoltate ciò che ha da dirvi senza aggredirlo né recriminare per ciò che non è stato. Complicazioni sul lavoro e nell'ambiente di lavoro, qualche screzio tra colleghi e pettegolezzi inutili. Cercate di mantenere la calma. Non mostratevi crucciate e non tenete il muso se oggi il vostro partner vi farà qualche torto o vi chiamerà tardi e arriverà in ritardo, provate a sorridere e a prendere il lato buono di ogni cosa. Non lasciatevi prendere la mano da polemiche inutili con la persona che amate, rendetevi conto che siete, in fondo, persone alquanto complicate e quindi, spesso, non riuscite a farvi capire. Un po' di buon senso aiuterà il vostro amore a consolidarsi. Se vi dispiace deludere qualcuno a causa di una risposta che darete, non preoccupatevi eccessivamente, in fondo meritate chiarezza e dovete farne altrettanto intorno a una questione che vi sta agitando. Posta in arrivo. Non fate nessun passo senza aver consultato oggi qualche amico fidato a uno specialista del settore in cui intendete muovere i vostri passi. Oggi potreste perdere qualche oggetto a voi caro. Continuano i dissidi in amore, necessaria una dose aggiuntiva di comprensione. Dipende dalla vostra resistenza fisica e mentale il mantenimento di un certo equilibrio nella coppia. Se fate un lavoro tipo il medico o il vigile del fuoco, preparatevi a non dormire e a non mangiare oggi. Soprattutto se ricoprite un ruolo di comando, non dovete lasciarvi influenzare da quello che vi diranno in molti per farvi cambiare idea. Partita celeste dei transiti che vi stimola ad agire, a muovervi, ad osare. La luna, corpo celeste che identifica il moto e lo scorrimento giornaliero della vita, cambiando di segno ogni 2-3 giorni, si trova oggi nell'amico per voi segno dello scorpione e vi stimola a prendere decisioni in famiglia, intervenire, con garbo, gentilezza, rispetto delle esigenze del prossimo. Giornata super per voi questo domenica marzolino simultaneamente coccolati dalla luna in trigono e da suo marito il sole, abbracciato a Mercurio e Saturno, tutti quanti in sestile. Dunque tutto alla grande, dal sentimento,
sia esso amore o amicizia, alla cultura e alla comunicativa, fino all'attività fisica. Nulla di eclatante, ma una bella passeggiata fuori città alla ricerca di qualche ricerca storico-artistica ci sta e come. Infatti rientrate solo a sera stanchi ma contenti. Amore ed Eros. Tutto tranquillo, per chi ha famiglia e prole e per chi invece sta ancora cercando l'anima gemella e oggi ha ottime probabilità di incontrarla o almeno di frequentare da vicino qualcuno che le somigli. Importanti le amicizie con le quali la confidenza si fa più intima e profonda. Parlate poco, ma quelle poche parole arrivano subito al dunque, alla radice delle cose. Anche con i figli poche ciance, spiegate loro. Come gira il fumo con parole chiare e incisive. Niente discorsi polverosi che lasciano il tempo che trovano, fatta la sgridata, sdrammatizzate con una proposta alternativa che li distragga facendo tornare il sorriso sulla faccia di tutti quanti. In amore rischiate di non vedere le cose nella giusta dimensione e di non saper fare ricorso alla capacità di mediare o di sdrammatizzare. Una giornata senza infamia né lode si addice al vostro stato d'animo. Influssi molto potenti da parte di Saturno e Urano che sono stabilmente insediati in segni amici, vi promettono esaltanti conquiste amorose, ottenute con l'attenta tattica, la strategia, in certi casi anche una perfetta opera di programmazione. Specie se siete nati nella seconda e nella terza decade, vi trovate a gestire il vostro successo in ambito amoroso, dovendo anche mettervi nella condizione di fare una scelta. Se siete nati invece nella seconda decade, anche il Sole vi sostiene dal segno buon amico dei Pesci, apportandovi una discreta fortuna. Prima di lanciarvi in troppo ambiziose conquiste sentimentali, tuttavia riflettete. E tanto. Lavoro e denaro? Scarpinate, studi, teatro, cinema, questa giornata prendetevela assolutamente libera, da trascorrere da soli o con qualcuno di veramente affine che condivide i vostri interessi ed è già disposto a lunghe sgambate, senza lamenti o segni di affaticamento. Qualcuno che soffre e continua a fare smorfie per tenervi dietro vi rovinerebbe il piacere. Avete lentamente raggiunto un traguardo importante, che però adesso andrà implementato ancora di più. Ciò che avete fatto è un piccolo passo in confronto a tutto quello che potreste riuscire a fare. Siete entrati nelle grazie dei capi che vi stimano e vi vogliono coinvolgere in iniziative sempre più impegnative, ma che promettono anche alla vostra carriera, queste stesse iniziative, di procedere spedita, di volare in alto, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 10 di gennaio. Benessere. Ottimo umore. Tante belle intenzioni e uno splendido programma realizzato dalla A alla Z soddisfatti su tutti i fronti, dalla tonicità e dalla prestanza fisica, fino alle voglie culturali e ai piaceri di mente e spirito. Domenica magico, azzeccatissimo, da ripetere spesso. Attenzione a non sottovalutare il linguaggio del corpo, che con qualche piccolo disturbo vi sta segnalando stress e stanchezza. Mettete in agenda una pausa oltre ai vari impegni e provate a staccare la spina. Per lei, giovani inesperti alle prese con il pupo appena arrivato, i genitori lontani non possono darvi una mano ma le amiche sì, specie se questa esperienza l'hanno già fatta e non sono più di primo pelo. Per lui, letture impegnative, fonte di ispirazione e di riflessioni profonde, solitarie si presume o tutt'al più condivise con un amico sulla stessa lunghezza d'onda. Altrimenti non provateci neppure. Colore delle emozioni, Bordeaux. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 6, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.